Salone del Camper 2011, Parma, Maurizio Ciacchella. Ciao, buongiorno. Maurizio, diciamola subito, visto che i commenti dei visitatori ci sono. Sì. Quest'anno l'accoglienza alla grande. C'è chi dice che non è mai successo di vedere nella storia un salone nazionale di settore con questo tipo di accoglienza. Ma guarda, non più tardi di mezz'ora fa ho ricevuto i complimenti dell'espositore tedesco, il quale ha detto che è felicissimo di aver partecipato a una manifestazione di questo genere. A lui sembra una manifestazione tedesca, la differenza sta nella temperatura. Tutto perfettamente funzionante, dovrei crederci almeno. Quindi questo vuol dire, se dobbiamo lanciare un primo messaggio, che la fiera l'anno scorso, che è stata tra virgolette vittima del suo clamoroso successo, vi ha posto a fare delle promesse che poi sono state mantenute. Guarda, la fiera di quest'anno è una manifestazione che abbiamo cercato di rendere il più possibile fruibile, fruibile per il pubblico, fruibile per i visitatori. Per questo abbiamo fatto dei sacrifici, però la fiera è assolutamente godibilissima a parte di tutto. Spazio per tutti, ristorazione per tutti, parcheggi per tutti. Abbiamo mandato i visitatori a dormire fuori perché fuori ci sono i paesi, ci sono i centri accoglienti, eccetera. Una manifestazione dove veramente si può venire a divertire, senza problemi. No, anche perché a sentire alcuni visitatori sembra che li abbiate pagati. No. Visti i giudizi positivi. No, assolutamente i positivi no. L'ingresso costa molto poco, ma non li abbiamo pagati. Senti, un'altra cosa, visto che quest'anno sta andando in maniera decisamente ottimale, sì, nel senso che il numero di visitatori è quello giusto per una fiera di settore, sì, la qualità anche dei visitatori mi sembra che sia eccellente, sì, significa anche che in qualche modo, in maniera volontaria o involontaria, mi avete fatto una sorta di education, una sorta di educatori? Guarda, sicuramente abbiamo targetizzato diversamente la nostra comunicazione perché non era fondamentalmente gradita a nessuno una partecipazione così massiva come l'anno scorso, che poi di fatto ha impedito sia ai visitatori che agli espositori di riuscire a concretizzare. Diciamo che c'è stata una buona scrematura del pubblico, tutti hanno apprezzato una crescita del pubblico, forse c'è stata anche un pochino di educazione da parte nostra. Direi che tutto sommato forse però la cosa è più spontanea. Sì, adesso il problema rimane ed è un problema anche piuttosto grave. Vero? Cioè, l'anno scorso è andata bene, sì, quest'anno va benissimo. Sì. Che cosa combinerete per la prossima edizione? Ma guarda, ci stiamo già lavorando, ovviamente. Tu sai benissimo che le fiere si cominciano a programmare ben prima di un anno prima. Abbiamo già una serie di iniziative in cassetto. Penso che per l'anno prossimo ci sarà qualche ulteriore novità, gli spazi espositivi dovrebbero teoricamente crescere ancora, ancorché abbia il quartiere fieristico completo, e quindi questo è un challenge. Però sai, poi bisogna vedere naturalmente come risponderà il mercato. Se devo stare alle ultime indicazioni, probabilmente avrò problemi di spazio, ma magari fosse così. Grazie. È stato un piacere, ciao.